Bella ragazzi, sono Darkest Bep e benvenuti nel mio canale. Oggi siamo qui ritornati su MotoGP 2014 e partiamo subito con la quinta prova di Le Mans e vediamo un po' cosa riusciamo a concludere da questa gara. Raga, il prossimo video che vedrete penso che sia la demo di FIFA 15, che l'ho provata ed è veramente, no, veramente stupenda. No, mi aspettavo qualcosina di più. Però, insomma, vedrete il gameplay e vedremo, e vedrete com'è, insomma, anche se anche se penso che già l'avrete vista da altri youtubers. Però, insomma, alla fine penso che sia un bel gioco pure io, non è poco ma sicuro. Però, vabbè, dai, adesso vediamo, cambiamo discorso, vediamo un po' come vanno le qualifiche. Le canzoncine mettono un'ansia terribile. Dai, non più immagino una patatina, eh? Basta che si muove. Un buongiorno a tu. Dai, dai. Dai, sviluppo. Direi. Puntone. Freni, però dai, scendi in pista e vediamo un po'. Questa pista non l'ho mai fatta, insomma, dal tracciato della mappa lì che c'è alla mia destra sembra abbastanza semplice. Adesso vediamo un po' come vediamo un po', adesso curva U. Qua c'è il legno abbastanza lungo. Apriamo tutto e vediamo cosa riusciamo a concludere. Ok, siamo sempre primi a fare il giro lanciato. Allora, vediamo un po' come impostare questa carta. Oddio, frena. Strano che non mi ha dato il taglio curva. Se riusciamo a fare un codio, mi stava scivolando. Qua se riusciamo a fare un buon tempo. Vabbè, non male queste prime curve, dai, possono accettare un po'. Questa un po' meno, sono arrivato lungo. Ci sono queste quattro curve qua che sono identiche, la prima, la seconda, sono tre curve, sono uguali. Curva è difficilissima sta curva, oh mio dio, è difficile. Non so come mai, è perché freno e quando freno mi saltella davanti o dietro. Cazzo di freno, sta moto di merda. Vediamo un po' se ci riusciamo a piazzare in questa palestra di merda. E l'obiettivo è arrivare almeno 12esimi, dai, visto che da tanto che non puntiamo a quel fantastico posto di 12esimo. Non siamo neanche in zona punti, quello lo so, però insomma, sempre meglio di arrivare ai 20esimo. Dai, dai, ultima curva e poi ci aspetta il rettilineo. Curva non ci so, la devi impostare perfetto perché sennò è una curva di merda. Vediamo un po' quanto faccio. 1.45. Ok, possiamo dire che andiamo subito alla gara. Mi ho mangiato la patatina. Okay. Allora, salta gara. Sì. E si parte. Si qui il tour. Come siamo? Come la posizione 20esima. Attenzione, 20esima. Devo nutrirmi di carburante.
quando non inizia. Dai, dai. Buongiorno e ben... buongiorno, buongiorno. Dai, scendi in pista. Allora, vediamo un po' dove ci riusciamo a piazzare. Attenzione, semaforo verde oppure trasparente, come potete dire voi. Ovviamente al mio fianco ci sono sempre Azmi e Danilo, che non mollano mai un cazzo, però quello che se la piglia sempre il culo sono io. Adesso vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Staccatura. Ecco. Lo sapevo io che cadevo in sta curva di merda. Facciamo che riavviare, va? Vai, vai. Vai, vai, meglio. Curva malefica, non voglio già neanche al primo giro, alla prima curva usare il flash. Facciamo così, che riavviarla e poi... Come fanno a partire sempre più veloce di una moto? È una merda, non fa un cazzo. Dai, dai, andiamo un po', se riusciamo a recuperare qualche posizione. Dai, buttiamoci in mezzo, piano, piano, piano. No, no, non è possibile. Che palle. Dio porco, non mi va di fare così. Dai, facciamola bene sto giro. Attenzione, vai, si parte. Ovviamente vengo smerdato da qualsiasi moto che ci sia. Andiamo a tenere la pipa. Non riesco a prendere la scia. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Ehi, dai, va bene. Dai, va bene, andiamo alla rimonta. Ce la possiamo fare. Ovviamente Tonucci sempre davanti a noi. Sì, sì, sì. Ormai sapete quali sono i miei avversari. Non sono Fenati, Miller. Sono Ferrari, Tonucci, sì, 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 Danilo. E anzi, sono loro. La mia gara è composta dalla battaglia tra noi. Attenzione, supera anche il compagno di squadra Ferrari. Non vogliamo che ci tocchiamo, per carità di Dio, che mi pensano in tutto pure fuori dalla squadra. Ovviamente staccata Pepperigio Legni. Coniglio l'ho toccato. Coniglio. Mannaggia che palle. Dai, pure dei coglioni. Tredicesimo. Andiamo. Andiamo. Attenzione, c'è Aio davanti a noi. Aio, non tenute mai. Oh mio Dio, prendo la scia. La sto prendendo anch'io. Mega staccata all'esterno. Oh mio Dio. E lo sorpassa all'esterno, Dio porco, che vaffanculo. Olè, all'interno, si butta. Darkest Beppe si butta all'interno, viene superato di nuovo. Porca puttana. Vediamo un po' in sta curva cosa riusciamo a fare. Speriamo di non combinare cazzate. Proviamo a tagliarla. Nessuno dice niente. E si va lungo il rettilineo, a manetta. Ovviamente quelli davanti a noi se ne vanno perché sono un'altra categoria. Però vabbè, all'inizio rettilineo e ce l'avevo a 3 decimi davanti. Attenzione, attenzione, staccata. Poi c'è una KTM lì davanti o sbaglio? Io guardo una KTM lì vicino a me, che è 3 posizioni più avanti di me. Una KTM. Vediamo un po' in sta curva cosa riusciamo a recuperare. Siamo a 6 decimi da quello davanti. Intanto dietro c'è battaglia tra io e Binder. Ovviamente io. Dai. Che palle! E sto io di merda dietro, mi continuo a punzecchiare. Supero, non di accelerazione, niente, non di allungo, ovviamente dietro. Ma all'esterno! All'esterno! Codio! Vai, 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 fa niente, dai. Fa niente, possiamo recuperare. Non è una cosa così difficile, ma possiamo benissimo recuperare. Insomma, ne dubito, guardate che cazzo di merda. Staccatona, staccatona.
rientra subito sulla moto. Mamma mia che traiettoria, mamma mia che traiettoria. Si butta all'interno. Mamma mia, due posizioni. Darkest Beppe recupera due posizioni. Gandulla con una mega staccata. Ho capito che a quel punto lì dove ho fatto più sorpassi è il punto in cui guadagno di più con la curva là. Non ho fatto mai, ma sì, va a manetta. Non si molla un cazzo neanche in curva. Milner giro record, ovviamente Fenati secondo, il nostro Fenati. Intanto sto Granado è a 5 decimi davanti a noi. Dai, che possiamo farcela ad arrivare in dicendo. Dai, mega staccata in fondo. Ci abbiamo a pochissimo. Sto Granado, Dio, che ogni volta sbaglio la curva. Fenati è primo. Fenati è primo. Io tipo per Fenati, è tipo per me e per Fenati. Sto Granado di me. Oh mio Dio, Granado è a 6 decimi da me. Oh mio Dio. Dai, vediamo un po', ultimo giro. Mancano pochi. Dai, ce l'ho lì davanti. Non posso arrivare al dodicesimo. Ma che cazzo dico? 6 decimi, ce l'abbiamo a 6 decimi. Sto figlio di puttana. Lì che abbiamo la traiettoria ideale. Porca puttana, il rettilineo. Prendi la scia. Dai, che riprendiamo la scia. Dai, no, ecco, mannaggia, troppo che sta dentro la scia, Dio cane. Si sì, staccata in fondo all'esterno. Ma vaffanculo. Ce la possiamo fare, raga, ce la possiamo fare. Siamo dodicesimi, a un passo dall'undicesimo all'interno. Mamma mia, Beppe si butta all'interno. Mamma mia, sorpasso in finale, undicesimo. Siamo undicesimi. Mancano poche curve ormai. Io cane, se la faccio bene. No, vabbè, rifacciamo, dai. Mi va bene anche l'undicesima. Dai. Dai, no. Dai, vabbè, fa niente. Andiamo avanti, siamo undicesimi. Undicesimi, va benissimo. Va benissimo. Gara totalmente diversa dalle altre. Buon raga, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al mio canale, passate dalla mia pagina Facebook che è sempre in descrizione. Io vi saluto, ci becchiamo alla prossima, finalmente siamo arrivati undicesimi, il massimo delle posizioni in cui siamo arrivati. E niente, io vi saluto e ci becchiamo alla prossima, dai, per tutto. Bella!